Eccoci ancora sulle fonti TV con il fatto di Marcotti, il nostro format settimanale che fa luce un po' su tutti gli scenari economici e politici, analizzando poi le notizie in primo piano che inevitabilmente vanno a riversarsi anche sul mercato, e per vedere che effetto una notizia fa sul mercato, insomma, bisogna analizzarla nel dettaglio, cosa che cerchiamo sempre di fare io, ma soprattutto lui, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che è collegato con noi. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela, come di consueto. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, in generale, visto che partiamo sempre da scenari economici e politici che poi diventano un po' il sommario della puntata, a partire proprio dai mercati, insomma, al di là del fatto che il mercato quest'anno è molto volatile, quindi siamo partiti con un mercato sicuramente più debole rispetto allo scorso anno, non ci voleva molto visto che lo scorso anno sono stati macinati record su record, però appunto adesso il mercato è un po' appeso alle notizie che arrivano soprattutto dall'Ucraina e dalla Russia, quindi dalle tensioni geopolitiche. Ancora non abbiamo capito bene come si concluderà la vicenda, poi ci torniamo. Poi ancora cosa? L'inflazione, domani ci sarà quella italiana, l'andamento appunto dell'inflazione, il controllo dell'inflazione da parte delle banche centrali, e poi tutto il tema della ripresa e della crescita. E oggi parleremo anche, guarda un po' Giancarlo, sarai contentissimo, di PNRR, perché è da un po' che l'abbiamo accantonato, ma è tornato, perché adesso bisogna effettivamente darsi un po' una mossa se vogliamo far ripartire il nostro paese. Vedremo anche in che modo possiamo farlo. Allora, questi sono un po' gli scenari, no Giancarlo? Cosa puoi aggiungere magari nello specifico? Poi affrontiamo punto per punto. Sì, il mercato è partito in retromarcia, ecco. Non è stata proprio una bella partenza il 2022. Hai ragione a dire che il 2021 si era concluso in pompa magna, e quindi insomma un certo storno poteva anche essere così, non auspicabile, perché quando le cose scendono non sono mai auspicabili, ma insomma ci si poteva attendere perlomeno una certa pausa di questi continui rialzi. La pausa c'è stata ed è stata anche abbastanza significativa, quindi da quel punto di vista lì un po' gli scenari internazionali, un po' anche quelli nazionali, un po' questa questione pandemia che sembra finita, però ha ancora il suo peso, e quindi un po' tutte queste cose messe assieme ha fatto sì che il mercato nel 2022 sia partito in retromarcia. Esatto. Quanto riguarda noi proprio come Italia, io penso che effettivamente da quel punto di vista lì siamo un po' un unicum. Io sono oggi con voi, normalmente vedete la mia libreria alle mie spalle, quindi sono a casa, però ho passato, diciamo, il fine settimana in Svizzera, e chiaramente non avendo nessuna restrizione, entrando nei negozi senza mascherina, insomma, girando, e mi è sembrato di essere in un altro mondo, insomma, ed ero a mezz'ora di strada da Milano, quanto ci vuole per arrivare in Svizzera, insomma. Sì. Questa cosa è una delle cose che, insomma, prenderà le prime pagine dei giornali, perché se l'Italia continua a mantenere restrizioni così forti mentre da tutte le altre parti, anche vicino a noi, le tolgono, e beh, la gente va lì, anche perché insomma banalmente, no, la gente non viene da noi, quindi il turismo non riparte. Ma hai sentito, ovviamente, che sicuramente sì, che il ministro Speranza ha scelto la via della cautela, quindi in attesa di capire se poi il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza, perché è stato prorogato fino al 31 marzo, si dice continuate a mettere le mascherine al chiuso, e soprattutto servirà ancora il Green Pass. Quindi per un po', diciamo così, lui ha detto meglio preservare questo atteggiamento cauto. Appunto, ma si va un po' a scontrare con quanto avviene da altre parti. Quindi se le cose, diciamo, sono così univoche, nel senso che se in tutti i paesi operano nella stessa maniera, d'accordo, c'è anche questo spazio.
Ma se restiamo solo noi ad avere restrizioni così forti, cioè noi ricordiamo che oggi che giorno è? Il 21, da meno di una settimana è entrato in vigore la più forte restrizione che abbiamo mai avuto, cioè i cinquantenni non possono andare a lavorare, Se non vaccinati. se non vaccinati, certamente. Quindi è recentissima, diciamo, una restrizione che, ripeto, non ha confronti. Quindi è questo un po' l'aspetto, diciamo, che comincia a turbare molti italiani. Cioè, se anche in una situazione in cui in tutto il mondo si riapre, noi non riapriamo, adesso poi parleremo del PNRR, perché insomma, anche quello serve proprio per dare un impulso all'economia, ma se teniamo a casa i cinquantenni, se chiudiamo o comunque mettiamo delle restrizioni su alberghi, ristoranti, su mezzi pubblici, insomma. No, 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 certo, se non crescono le filiere, se non riparte l'economia, se le attività non possono produrre come vogliono perché hanno restrizioni, limitazioni e non hanno risorse, come si fa a impiegare bene i soldi? Si rischia di buttarli via. Questo è l'aspetto che va tenuto in grande considerazione. Oltre al fatto, vabbè, adesso non so, stiamo già scivolando nel PNRR, dato che tu hai fatto una scaletta, non volevo No, sconvolgerla. no, no, vabbè, ma partiamo da qui, non importa, tanto li tocchiamo tutti i punti, ci mancherebbe, effettivamente è collegato al discorso che stavamo facendo, perché il tema delle restrizioni e del Covid blocca la ripartenza, cioè lo sappiamo, perché se non, già comunque nel momento in cui Giancarlo conferma, ma è un fatto abbastanza ovvio, nel momento in cui tutto ripartirà veramente senza restrizioni ci vorrà un po' per tornare ai livelli precedenti, anche perché poi ci renderemo conto solo lì di quanti e quali pezzi abbiamo perduto, no? In tutto quello che è il meccanismo economico del nostro paese, è corretto, È corretto, no? e in più c'è un'altra cosa, Manuela, Sì. secondo me fondamentale, che al problema di carattere economico, che è un problema serio, io poi figurati per Sì. tutta la mia storia professionale, quindi io ho sempre messo al primo posto l'economia e la finanza, pensavo che tutto dipendesse sempre da lì, figurati che tipo sono, insomma. Però a questo problema io adesso vedo un problema più grave, che è proprio il problema sociale. Certo, È un certo. Sì, problema. ma come no? Io l'ho sempre detto che il problema più grande sarebbe stato quello sociale, assolutamente, perché va a inglobare tutte le problematiche che abbiamo già vissuto, no? Per forza. Sì, no, 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 ma io ammetto di essere arrivato tardi No, perché no, 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 la mia non volevo società. dire quello, No, no, assolutamente, ci mancherebbe. ma figurati, cioè la mia scusante, tra virgolette, come suol dirsi, è appunto che appena detto, è che per anni, per decenni ho sempre messo al primo posto delle cose, quindi ho sempre pensato che tutto dipendesse da lì, che le guerre dipendessero da lì, cioè che ci fosse alla base sempre un problema economico. E anche stavolta, certamente alla base c'è un problema anche economico, però secondo me i danni maggiori che lascerà il Covid, quando lo abbandoneremo, non saranno i danni economici, saranno i danni sociali, Sì. perché io ho sentito e penso che sia un'opinione abbastanza diffusa, c'è molta gente che adesso ha paura. Non vaccinata, ovviamente, che adesso ha paura per altri motivi di andare in ospedale, ha paura di essere Ma sì, discriminato, certo. Ci sono tantissime paure, ma infatti guarda, si è parlato anche del bonus psicologo, ma poi oltretutto si cominciano anche a fare i conti rispetto a quelle che sono le problematiche che emergeranno, e dico emergeranno non a caso, nei più giovani, perché sai, adesso apparentemente potrebbero essere problematiche legate a abitudini, no, che sono cambiate, che quindi
Però bisognerà vedere cosa porterà, no? Perché è stato un piccolo trauma. Immaginiamoci per un adolescente, cioè noi siamo persone adulte, bene o male, un po', voglio dire, siamo be belli che formati e siamo, voglio dire, ci adattiamo alle situazioni, l'essere umano si adatta, quindi ci mancherebbe altro ed è giusto che sia così. Però i giovanissimi, insomma, hanno un altro modo di impostare poi la loro reazione, no? È una cosa inconscia, assolutamente. Questo è un Bravissima, problema enorme. veramente correttissimo quello che hai detto e lo riscontro anche, quindi è vero, è proprio così. D'altronde, insomma, tutti noi ci ricordiamo gli anni della nostra gioventù, erano anni spensierati nei quali si era anche un po' così, Ma insomma, certo, è vero, meno normale, male, insomma, che è eh. Insomma, un meno male gioco. che è così, perché poi dopo invece, quando si è adolescente, si vuole crescere, non si capisce che invece bisognerebbe fermarsi a quell'età lì perché ci sono molti meno problemi. Ma in realtà lo diciamo amaramente perché i problemi invece ci sono stati per tutti. Senti Giancarlo, ma appunto la strada per il PNRR, perché parliamo di tantissime riforme fondamentali per il nostro paese, dal fisco alla giustizia. Praticamente ricordiamo che ci sono 102 obiettivi, sto rileggendo anch'io bene il piano del governo per non sbagliare, per ottenere per l'intero anno da Bruxelles 40 miliardi che vanno ad aggiungersi all'anticipo di 24,9 ricevuto nell'agosto del 2021 e 21 miliardi in arrivo per la prima tranche, però è un cammino che è ricco di ostacoli, non dimentichiamoci che questi soldi arriveranno solo se noi riusciremo a superare questi ostacoli. Ecco, questo è il fatto fondamentale, Emanuele. Allora, purtroppo, anche se è stato detto tante volte, eccetera, così, questi soldi sono condizionati. Allora, e questo era un aspetto che io avevo sempre detto, guardate, che è un aspetto non secondario, è da tenere in estrema considerazione. È vero che se arrivano soldi, bene. Però tanto ricordiamoci che per la maggior parte sono soldi che, o la quasi totalità, sono soldi che noi dobbiamo restituire. Quindi bene se li riusciamo a far fruttare. Cioè la questione è che se arrivano i soldi bene, perché? Perché riusciamo a fare degli investimenti che fanno migliorare l'economia e che quindi ci faranno produrre maggior, appunto, prodotto interno Sì. lordo, e diventando tra virgolette un po' più ricchi come Stato, perché se aumenta il nostro PIL aumentano anche le entrate fiscali, perché se le aziende guadagnano di più, se le persone guadagnano di più, pagano anche più tasse ed è giusto che naturalmente sia così. Quindi tutta una serie di cose per cui appunto sarebbe soltanto da applaudire. Il fatto qual è? È che questi soldi, primo rispetto a quanto ci hanno sempre detto che la maggior parte sarebbero stati a fondo perduto, prima non sono a fondo perduto. Quindi ricordiamoci che i soldi vanno restituiti. E il secondo aspetto, però appunto non meno importante del primo, è attenzione che i soldi devono essere spesi in una certa maniera, cioè quella che ti viene detta dall'Unione Europea in pratica. Quindi ci sono questi famosi 102 obiettivi e questi sono solo per la prima tranche, poi ci saranno. Quindi passati questi, io già non ci metterei la firma a dire che raggiungeremo tutti e 102 obiettivi, ma qualora fossero passati questi, si innescherebbero altri. Quindi continuiamo a diciamo, i soldi ci arriveranno, come si suol dire nel campo immobiliare, no, i soldi arriveranno a stato avanzamento lavori. Cioè, hai fatto questo, bene, ti arrivano 10 miliardi, hai fatto questo, bene, ti arrivano altri 10 miliardi e così via. Quindi, attenzione perché non è detto prima che arrivino i soldi, perché non è detto che noi raggiungiamo quegli obiettivi lì. Secondo, non è detto che quegli obiettivi siano quelli che servono all'Italia per fargli fare un salto di qualità.
e quindi far aumentare il PIL così come viene previsto. Questo, se lo mettiamo assieme, come ho detto prima, alla questione delle restrizioni, io continuo a tremare per il comparto turismo, perché io ho timore che alla fine i turisti non arrivino in Italia e se non arrivano i turisti quest'estate in Italia, per l'Italia, insomma, la storia si fa. Chiaro, beh, sì, assolutamente sì, anche perché il turismo ha le ossa spaccate un po' da questi 2 anni, quindi insomma è in attesa di, come dire, di una soluzione anche se vogliamo. Ecco, no, non volevo interromperti, ma No, questo è un problema veramente serio, io certo. prendo il turismo naturalmente come esempio più eclatante, no? Perché è lì la cosa, cioè le restrizioni è chiaro che portano insomma, se io fossi uno straniero e devo decidere dove passare le mie vacanze al di fuori del mio stato, sceglierei uno stato che mi dà meno restrizioni, cioè non vorrei trovarmi poi una volta in quello stato ed avere delle restrizioni. Anche il fatto che siano state messe queste restrizioni solo agli italiani e non agli stranieri, bene, nel senso che cioè io sarei naturalmente per toglierle anche gli italiani, però voglio dire, bene non mettere restrizioni, però questo messaggio, secondo me, è sempre un messaggio ambiguo perché, non lo so, insomma, se io fossi uno straniero e non è chiaro quello che devo fare, qual è la documentazione che devo avere, come devo comportarmi, insomma, sarei frenato dalla situazione. Quindi diciamo che l'Italia deve ripartire. Avere i soldi del PNRR per ripartire, bene che ci siano, nel senso che abbiamo un qualche cosa in più, però il rischio è che non si riparte come sperabile, come augurabile, e poi si vada incontro successivamente ad una situazione ancora peggiore rispetto a quella che abbiamo attualmente. Quindi, insomma, e poi ultima cosa, però, anche qua, c'è quella parola lì, quell'acronimo lì che fa molto paura. Questo PNRR potrebbe assomigliare molto al MES, perché insomma ci sono delle analogie, quindi attenzione che magari poi ci troviamo in una situazione nella quale dobbiamo accettare anche le cose più dure da accettare per uno Stato, cioè veramente perdere quasi del tutto la sovranità nostra. Quindi Certo. tante cose sul quale fare attenzione, ecco. Ok, Giancarlo, allora cambiamo tema, siamo partiti dal PNRR, ma ci stava. Russia e Ucraina, insomma, un po' le notizie in diretta. Parto subito dalla domanda che poi ci porta ad analizzare tutti i rapporti e i collegamenti diplomatici. Insomma, Emmanuel Macron, il presidente francese, come lo definiresti? Mediatore, l'ago della bilancia, risolutore? Insomma, sembra quasi che sia lui, no? Adesso non è così sicuramente, però muovere un po' le pedine, lui che convinca questo, che parla con l'altro e che poi allora forse se così è non ci sarà l'invasione, poi però c'è ancora il pericolo di invasione, allora subentra ancora lui, insomma, come lo definiresti? Allora, qua domanda che aprirebbe insomma tanti, tanti discorsi. Cerco di sintetizzare, ma veramente sono tante le cose da tenere in considerazione. Allora, prima cosa, Macron, tra un mese e mezzo ha le elezioni. Lui è stato, non dico votato scorse elezioni con un plebiscito, però perché lui al primo turno aveva preso poco più del 24% dei voti, quindi insomma non Certo, proprio un plebiscito. certo. Poi sappiamo com'è la legge elettorale francese, cioè maggioritaria a doppio turno, quindi i due maggiori i due candidati che hanno preso il numero maggiore di voti vanno al ballottaggio. Al solito
quando il ballottaggio c'è la destra, i francesi non sono ancora, pronti per un cambiamento di quel genere, e quindi quando dall'altra parte c'è la destra, tutto il resto si coalizza, quindi si coalizza non solo il centro, chiamiamolo così, che appunto era occupato da Macron, ma anche tutta la sinistra, e quindi Macron è stato eletto aveva avuto una vittoria netta. Dopo aver governato, la sua popolarità in Francia è estremamente diminuita. La questione del Covid non è stata gestita, non dico come in Italia, che secondo me è la cosa peggiore, Sì. ma insomma ha creato molte proteste. Quindi Macron è in una situazione in cui deve recuperare, anche perché ci sono altri candidati che sembra che appunto stiano guadagnando voti e consensi. Quindi Macron aveva la necessità di tornare sulla scena. Sulla scena, interna, oramai la cosa una parte delle restrizioni sono tolte, saranno tolte tante altre restrizioni nel giro di pochi giorni, ma comunque era chiara la questione, e lui si è lanciato su questa invece questione di politica estera, passando un po', come hai detto tu, come il mediatore. Mediatore di che cosa? Attenzione, Ah, ecco, sì. benissimo, io vedo che voi giustamente avete messo una cartina dell'Ucraina, no? Allora, il problema dell'Ucraina qual è? Il problema è il Donbass, cioè il problema è che una regione ha due province nella realtà, quella di Donetsk e di Lugansk, sono da sempre, perché molto popolate, insomma abitate da russi, sono da sempre filorusse. Dopo che quel che è successo con la Crimea, che quindi in pochissimo tempo è tornata alla Russia, anche queste due regioni qua, insomma, si sono dichiarate indipendenti. E lì naturalmente è scaturita un conflitto, una guerra, che continua tuttora. Quindi la questione non ha... Ai russi non è che interessa Kiev, cioè non è che voglia invadere l'Ucraina per prendere appunto l'Ucraina. I russi, insomma, ovviamente parteggiano per quelle due zone che appunto, anche popolate da diversi russi, che si Sì. sono dichiarate indipendenti rispetto a Kiev, insomma, rispetto alla capitale. Quindi quello è il problema, cioè nessuno vuole annettersi l'Ucraina. Se, adesso io lo dico banalmente, lo so che non è una cosa, ma se queste due regioni fossero riconosciute indipendenti da tutto il mondo, la storia è già finita, cioè è nato un nuovo Certo. Stato o altri due nuovi stati, è chiaro che Kiev non è che possa accettare una cosa del genere. Non è che se domani, che ne so, l'Abruzzo e il Molise si dichiarano indipendenti, a Roma gli va bene lo stesso. È chiaro che anche da noi succederebbe qualche cosa quindi non voglio banalizzarla, voglio solamente dire che i russi non vogliono invadere l'Ucraina per annettersi appunto all'Ucraina, vogliono solo aiutano, senz'altro hanno aiutato e continueranno ad aiutare quelle due province che si sono dichiarate indipendenti e che insomma, sono ubicate nella parte orientale dell'Ucraina. Insomma. Certo, Giancarlo, assurdo. Beh, sì, Questo è un scusa, po' dimmi, sì. no, volevo dire, questa è un po' la questione. Macron ha cercato così di crearsi questo,
questo ruolo di mediatore, mediatore difficilissimo perché appunto lì trovare un accordo è veramente molto, molto complicato. Sì. Per me, soprattutto, ha cercato appunto, di darsi questo ruolo anche a livello elettorale, insomma, anche a pro domo sua, insomma, per le sue Certo, elezioni che certo, ci certo, certo, saranno. certo. Beh, insomma, comunque questo evento, insomma, quando lo so che non si può sapere, però, insomma, è continuamente un passo avanti e un passo indietro, no? Però, insomma, vediamo che sta mettendo in subbuglio un po' tutto. In conclusione, siamo in chiusura, Giancarlo. Sì, allora, Sì, velocissimamente, certo. capisco poi perché c'è la seconda questione, che è la questione della NATO, no? Ah, ok, sì. Non so se per provocazione o meno, comunque, insomma, si è pensato che l'Ucraina potesse rientrare all'interno della NATO. Allora, veramente velocissimi, ma è vero che uno Stato sovrano deve anche avere la sovranità di decidere i suoi accordi internazionali e anche accordi militari, però sappiamo che questo è vero sempre in linea di principio, cioè, Manuela, tanto per essere chiaro, io ti sto parlando da Vicenza, a Vicenza ci sono due grandi basi americane. Se domani l'Italia dicesse no, guarda, noi non usciamo dalla NATO e anzi smantelliamo le basi che ci sono in Italia, che sono tantissime, non so, smantelliamo le basi americane che ci sono in Italia e facciamo venire anzi le basi russe e mettiamo sul suolo italiano missili o a testata nucleare russi. Non è che non succede niente nel mondo, eh? Cioè, succede qualche cosa, cioè, non abbiamo noi Italia questa possibilità, tanto per essere chiari. Quindi era solo per dire, un conto è il diritto internazionale, la cosa, un conto è poi dopo quando entriamo nel pratico dobbiamo anche capire che la Russia non può accettare che l'Ucraina entri a far parte della NATO a Certo. migliaia di chilometri di confine con l'Ucraina, cioè sapere che a 20 centimetri di distanza ci sono delle basi americane non lo può accettare. Ok, no, 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 infatti ne riparleremo anche la settimana prossima. Tu immagino, Giancarlo, che sarai concentrato anche su questi temi per i tuoi video in Finanza in Chiaro. Sì, allora ne ho già fatti un Lo so, lo so, lo so, noi ti seguiamo, certo. Cioè, no, per cercare anche di, come hai detto giustamente tu, di mettere questi, cioè di far capire bene qual è la questione del contendere, diciamo. Io sono per la democrazia sempre, però insomma nel mondo sappiamo le cose come vanno, quindi vanno ok, spiegate. va bene. Giancarlo Marcotti, appunto, che seguiamo anche su Finanza in Chiaro, naturalmente il lunedì sulle fonti TV. Grazie Giancarlo, a presto. Grazie a te Emanuele, come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie mille per la collaborazione. Naturalmente la puntata potrete trovarla sul nostro sito e sul nostro canale di YouTube per rivederla. Con questa chiudiamo la prima parte di live e adesso prosegue il nostro palinsesto e poi torniamo in diretta sui mercati alle 14:30. Grazie per averci seguiti fino a questo momento.